Ben trovato. Se non lo hai già fatto, trova una posizione comoda. Limita le fonti luminose e cerca di non essere disturbato. Prima di affrontare questo viaggio interiore, poniti una domanda. Per quale motivo vuoi affrontare questa esperienza? Viaggiare all'interno di se stessi può aumentare la consapevolezza dell'essere. Favorire la connessione tra corpo e spirito, dove per spirito si intende quella profonda conoscenza interiore ed espansione della propria consapevolezza. Per quanto il viaggio astrale sia una pratica totalmente innocua, è necessario non prendere alla leggera questa esperienza e questa tecnica. Quindi fai in modo di essere consapevole e sicuro riguardo questo viaggio. Secondo Bullman, affrontiamo quotidianamente viaggi astrali senza rendercene conto. Ricordare e controllare le connessioni che ogni notte stabiliamo con il nostro spirito è un'arte che deve essere appresa ed esercitata. E adesso rilassati e concedimi di accompagnarti in questo viaggio. Resterò sull'uscio dell'ingresso della tua mente. Ci sarò, ma non ti arrecherò disturbo. Ed in cuor tuo, tu sai che in caso di necessità, sarò lì, pronto ad aiutarti. Quindi affronta questo viaggio serenamente e consapevolmente. Concentrati adesso. Fissa un punto nel vuoto e sgombra la tua mente da qualsiasi pensiero superfluo. Nel caso dovesse comparire qualche pensiero, non dargli importanza. Andrà via da solo. Non provare a contrastarli e non provare a controllarli. Resta concentrato sul punto che hai scelto. Rilassa ogni muscolo. Senti le tensioni sciogliersi nella tua mente. Comincia dall'alto e percorri tutto il tuo corpo verso il basso. Percependo bene i punti di contatto. Renditi conto della superficie su cui sei poggiato.
delle sensazioni di calore e di pressione di ogni punto, sempre partendo dall'alto, per poi arrivare ai tuoi piedi. Quindi senti per bene il contatto della nuca sul cuscino, delle tue spalle, libere e morbide, abbandonate sul materasso, e delle tue mani che toccano la soffice coperta. Porta ora l'attenzione alla tua schiena, benevolmente accolta dal materasso, e scendi a valutare le tue gambe, le tue caviglie ed i tuoi piedi. E mentre poni l'attenzione al calore sprigionato dai tuoi punti di contatto, comincia a notare che le palpebre si fanno sempre più pesanti. Non riesci a tenere lo sguardo fisso, per quanto vorresti continuare a farlo. E sei costretto a chiudere i tuoi occhi. Lentamente. Mentre con un sospiro di sollievo rilassi tutti i muscoli della mandibola ed i muscoli intorno agli occhi e ti perdi nei meandri della tua mente, nessun pensiero è generato coscientemente. Il respiro è calmo, lento e regolare, e ti perdi nel tuo subconscio, iniziando ad immaginare. Ti senti come fossi su una spiaggia, su una sabbia soffice e calda. Passa di nuovo in rassegna i punti di contatto che hai esaminato in precedenza. Puoi sentire ora la sabbia sotto i polpastrelli delle tue dita. Puoi sentirla avvolgere la tua schiena, le tue caviglie ed il tuo corpo tutto in un tenero abbraccio. La temperatura è perfetta e c'è una leggera brezza che rende l'aria candida e profumata.
L'acqua del mare è immobile, di un intenso colore azzurro, e solo a sprazzi, in lontananza, vedi danzare uno scintillio di bianche macchioline, riverbero della luce del sole che si spalma sull'azzurro. Sollevi lo sguardo e puoi vedere infatti il sole. Lascia che il sole irraggi tutto il tuo corpo. La temperatura è perfetta ed i raggi sembrano raggiungere il tuo corpo precisamente nel momento in cui tu ci fai caso. Irraggia il viso, gli occhi, la mascella, il collo e le spalle. Senti un calore ed un'energia tale da sciogliere ogni contrattura, ogni fastidio ed ogni sensazione spiacevole. Irradia ora la parte superiore del tuo busto, le braccia e le mani. Anche qui una forte energia luminosa pervade il tuo corpo. Immagina di prendere un pugnetto di sabbia bollente nel palmo della tua mano. È una sensazione che conosci bene e quasi ti riporta alla tua infanzia. E lasciala andare adesso. Pensa alla parte inferiore del tuo corpo, sopraggiunta e vestita dai raggi solari. Le tue gambe, i tuoi piedi. Che sensazione meravigliosa. Il sole emana un calore piacevole. Il mare ricrea un piccolo eco ottuso, quasi impercettibile in lontananza. Quasi odi stormir tra le foglie, al passaggio della brezza calda e leggera. Tutto questo ricarica il tuo corpo di un'energia lucente e sfavillante. Ricordi e pensieri positivi affiorano alla tua mente. I momenti più belli della tua infanzia, di freschi momenti estivi, di divertimento e svago, di festa e di spensieratezza. E vorresti che questo momento non terminasse mai. E forse è così, perché il tempo altro non è che una suggestione appartenente al mondo fisico. Il sole sembra aumentare la sua potenza, il suo calore.
ma tu non accusi alcun cambiamento. Anzi, ritieni che a maggior potenza di radiazione sia maggiore anche il beneficio che puoi trarne. Senti tutta l'energia che convoglia in tutto il tuo corpo, che inizia ad essere pervaso da una sensazione di vibrazione. Una vibrazione piacevole che ti accompagna dolcemente ancora di più nel profondo della tua mente. E il rumore del mare muta in un suono più acuto che ora avvolge la tua testa, mentre senti il sole divenire sempre più caldo, ancora più caldo, tanto che puoi iniziare a percepire che stai dolcemente evaporando. Il tuo corpo muta in aria, pur mantenendo le sembianze della persona che sei. Senza muovere realmente il tuo corpo, poni l'attenzione alla tua mano, che piano piano evapora e sale leggera nell'aria, mantenendo la sua forma di mano. Così come adesso, tutto il tuo braccio sale dolcemente. Adesso anche l'altra mano e il braccio opposto. Piano piano e lentamente anche la tua testa muta in fumo leggero. Come in fumo si tramuta il tuo petto, il tuo bacino, le tue gambe ed infine i tuoi piedi. Sei una persona di fumo ora. Tuttavia, ancorata alla sabbia sottostante, ma sei leggero, sei inconsistente, sei mutevole. Adesso, molto lentamente, prova con il pensiero a far muovere quella mano di fumo. Con il pensiero. Immagina di portarla verso l'alto e di riportarla verso il basso. Concentrati. Prova a sollevare ora solo la parte superiore del tuo corpo. Prova a farlo fluttuare elegantemente sulla sabbia. Il tuo stato vibrazionale è massimo in questo momento. Puoi percepire ogni forma di energia positiva e come non mai l'energia del sole è potente e brillante. Il suono del mare diviene sempre più acuto all'interno delle tue orecchie, come un ronzio molto potente
al quale devi abbandonarti e lasciare che cresca nella tua mente. Prova adesso, con l'intenzione, ad immaginare di sollevarti completamente. Prova a galleggiare come fumo. Prova a lievitare a mezz'aria rispetto al posto in cui eri disteso. Prova ad immaginare di sollevare con un colpo di reni tutto il tuo corpo in questo momento e percepiscilo a mezz'aria. Percepiscilo leggiadro, avvolto dall'energia pura e candida del sole. Ed immagina di ruotare. Prova a ruotare ed a girarti e a rigirarti, sempre e solo con la forza dell'intenzione. Immagina di spostarti a destra e a sinistra, proprio come facevi con la tua mano di fumo, in alto e in basso. E adesso prova ad immaginare di voltarti, come se volessi guardare il punto dove giacevi supino. Voltati e con immenso stupore e meraviglia sei in grado di notare il tuo corpo disteso sulla sabbia. Tranquillo, è tutto normale. Volgi ora lo sguardo da un'altra parte e sempre con grande stupore ti rendi conto di trovarti nella tua stanza. Puoi vedere chiaramente i mobili, il letto e tutte le cose che rendono il posto in cui ti sei coricato familiare. Prova a muoverti in questo luogo, sempre e solo con il pensiero e con l'intenzione. Puoi provare addirittura ad attraversare le pareti. In questo luogo ogni cosa funziona tramite l'intenzione. Anche il parlare, il volare e lo spostarsi. Esatto, puoi spostarti in qualsiasi luogo. Puoi andare ovunque, mediante l'intenzione. E sempre mediante l'intenzione, pronuncia adesso queste parole. Consapevolezza ora. E ti renderai conto che sarai catapultato in piani più elevati della materia. Potrai osservare dall'alto la tua casa,
il tuo quartiere, il tuo stato e alla fine il mondo intero. In questo luogo ognuno può trovare risposte a domande che sono ampiamente personali, oppure può ritrovare la compagnia di uno spirito guida che potrebbe essere in grado di dare risposta ad interrogativi o confortare. L'esperienza che andrai a vivere da qui in avanti è solo tua e strettamente personale. Non avere alcun timore nel ritornare alla natura nel momento in cui lo ritieni più opportuno. Come afferma lo stesso Bulman, il vero problema non è rientrare, ma uscire dal corpo. Se sei riuscito in questa esperienza, godi fino all'ultimo di questo viaggio, nel quale potrai incontrare ogni volta entità differenti, pensieri differenti e mondi differenti. Se invece non sei riuscito, non disperare. La pratica e la costanza sono alla base dell'approfondimento di questa arte.